Poi ho preso per 5 euro 7 barattolini di brillantini, che non si sa mai, nella vita possono sempre servire. Opa, argento nero, fucsia, bianchi, rossi, giallo dorato, giallo oro e celeste. Spero li vedete bene. Ecco qua. Poi, un altro negozio dove spesso compro a Creativa, però non ricordo mai il nome, io cioè, c'ho proprio la. Sono smemorato. Ho preso 2 coni di polistirolo per provare a decorarli sempre col fimo, per fare qualcosa sempre di natalizio, visto che Natale proprio sta dietro le spalle mie, se non lo vedete. E niente, poi ho preso sempre in questo negozio 2 cuoricini di legno, uno grezzo così scuro, un altro già dipinto di bianco, sempre da decorare per Natale. Magari poi vi farò vedere cosa creerò con questi 2 cuoricini. Poi che ho preso più, vediamo un po'. Sì. Da Livio Bijou ho preso alcune filigrane che mi interessavano, perché ultimamente mi sto un po' appassionando, le filigrane dei camei. Allora, no, ho preso anche un ciondolo, una base per ciondolo, da poter utilizzare magari con il Pebeo Prism. Aspettate un attimo. Ok, con il Pebeo Prism, non so se sapete, quello smalto, non ne ho presi due, eccoli qua, scusate, mi avevo dimenticato. Con il Pebeo Prism, che è quello smalto appunto che va ad asciugarsi entro 48-72 ore e crea delle venature, delle increspature molto molto belle e tridimensionali, soprattutto nell'effetto. Poi ho preso 3 cameo, color rame, antichizzato, vintage, chiamatelo come volete voi. E poi ho preso queste 2 filigrane fucsia che possono essere sempre decorate con il fimo e niente, decorate con il fimo centralmente, magari lasciando appunto un po' di bordo fucsia che spunta fuori a fare qualcosa di carino. Mi sembra che ho finito? No, non ho finito. Allora, di fronte al filo di Arianna c'era questo negozio che vendeva appunto questa sorta di stoffa che metto che si chiama Alcantara, non sono esperto, quindi diciamo correggetemi se sbaglio. L'alcantara con un filo di, adesso ve lo faccio vedere, che è pieno di brillantini da poter attaccare a questo alcantara, insomma, a questa stoffa, e farci un braccialetto. Quindi mi sono fatto dare tutto il materiale necessario per fare un braccialetto. Non avevo intenzione di spendere altri soldi per cose che magari non avrei fatto, perché capita spesso che noi creativi lo facciamo. Quindi andrebbe fatta questa sorta di composizione, l'alcantara, la stoffa sotto, questo, e il braccetto verrebbe così. Sarà tipo una cosa che hanno detto che andrà di moda quest'inverno, quindi speriamo che vada bene, perché a me piace l'effetto. Non c'era l'alcantara nera come avrei voluto, me la sono fatta dare azzurra, però l'effetto è carino perché brilla tantissimo, come potete vedere. Basta applicare appunto tra un brillantino e un altro un po' di nylon, oppure appunto il filo per quello che si usa per fare i, come si dice, le perline, eccetera, eccetera. E mi sono fatto dare anche le chiusure appunto per chiudere questo braccialetto benedetto. E speriamo venga bene. Poi ho comprato, vediamo un po', queste. Allora, io non sono un patito degli stampini, delle formine, mi piace fare tutto a mano. Però questi stampini del fimo, che diciamo che li adoro particolarmente, mi sono sempre piaciuti sul sito quando li ho visti. E vi faccio vedere anche perché ho già fatto qualcosa. Allora, questo è un albero di Natale. Vediamo se si vede bene. Ok, messo a fuoco. Poi abbiamo un cuore. Vengono veramente, veramente bene. Sono molto, molto ben fatti. Cioè, dando la pressione giusta, qui c'è una ghirlanda bianca con l'effetto oro. Poi abbiamo una stella, metti a fuoco, non scherzare, penso sia a fuoco comunque, se non si muove. Poi abbiamo una campana fatta con l'azzurro, argento e brillantini azzurri. Io la trovo molto molto carina, cioè il mio albero li avrà sicuramente quest'anno. Cioè. E con queste formine del fimo questo potete creare, insomma. Purtroppo gli elementi del fimo e gli accessori per il fimo costano un po',
purtroppo è così, è la realtà dei fatti e non possiamo farci nulla. E infatti io vi ripeto che gli stampini non li uso mai, nemmeno quelli fatti con il rubaforma. Mi incuriosiscono, quello sì, perché ovviamente avrei vita facile per fare tantissime cose, però ci trovo poco di handmade, cioè lo possono fare tutti questo, alla fine, quindi non ci vado molto d'accordo. E poi una cosa molto carina che ho comprato a 3,50€ in uno stand outlet, si chiamava, non ricordo il nome, questo set per creare dei gingilli, appunto delle decorazioni natalizie. Allora, vi stavo facendo vedere questo, eccolo qua. Non è la fine del mondo? Cioè, è carinissimo. Per 3,50€ ho comprato questo set da 24. Se ne possono costruire 24. Ne ho fatto solo uno per prova. Potete vedere anche la foto, diciamo, un po' in HD, insomma, fatta con la reflex, sulla mia pagina www.facebook.com/fimoslove. E niente. Evviva il set di cosini. Perché penso sia in tedesco, non riesco, no, in inglese, Dangle Drops Kit, ok. Finito, non ho comprato più niente, oddio, ho promesso che non avrei comprato quasi più nulla, però l'ho fatto, ho comprato un po' di cose, ovviamente c'è chi si lamenta un po' di questo fatto, però non fa niente. Volevo ringraziare Eleonora, scusatemi, siccome tra noi creativi spesso si organizzano delle pesche magiche e miracolose quando ci vediamo, si fanno questi sacchettini dove si mettono, appunto, ognuno mette una propria creazione e si estrae. Io purtroppo per mancanza di tempo non ho potuto dare una mia creazione a nessuno, anche perché sono un po' impossibili da trasportare, da mettere in un sacchetto, sono un po' grandi, anche quello che mi blocca un po', però se quando mi fa piacere le persone mi conoscono, io spedisco gratis le mie cose quando voglio bene qualcuno, quando mi fa piacere. Ringrazio Eleonora perché con la pasta di mais lei fa delle rose spettacolari, sono bellissime, sono veramente veramente belle, senza parole, brava Eleonora. Poi volevo ringraziare Ilaria perché mi ha regalato, io già l'ho messo vicino alla borsa, un portachiavi a forma di cane intagliato appunto con la Big Shot. È troppo 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 carino, grazie Ila. Però io e Ila ci vediamo quasi tutti i giorni, ci sentiamo sempre, quindi no, scherzo. TVB, cosa si è mosso? Non lo so, in casa invece ci sono gli spiriti. Comunque, che volevo dirvi, una cosa importante, bando alle ciance, vi ho mostrato un po' quello, vi ho detto quello che è stata creativa, vi ho fatto vedere quello che ho comprato. Quello che farò prossimamente saranno appunto decorazioni natalizie, perché il Natale si avvicina. Una cosa importantissima, l'ultima e poi vi lascio andare, è una cosa che sta creando un po' di problemi su YouTube. In pratica, se voi non collegate il vostro account YouTube con un account Google Plus, non potete rispondere a commenti, appunto, se... Facciamo un esempio, se voi mi fate un commento adesso e io e voi non avete appunto Google Plus, non vi posso più rispondere. È stata fatta questa sorta di fusione tra Google Plus e YouTube, in modo appunto, penso, per far crescere un po' il social network Google Plus, che diciamo non se lo filava nessuno. Quindi hanno fatto questa sorta di fusione. Quindi vi prego, non vi arrabbiate se non vi rispondo. La stessa cosa che ha detto anche Valentina, ne discutevamo appunto anche con Mama Lu alla Creativa, di questo problema di YouTube, che adesso purtroppo se non avete un account, ecco, un account Google Plus, non possiamo più rispondere alle persone che ci commentano i video su YouTube. Quindi, per aumentare la velocità di questo cambio, di questa fusione, facciamo tutti un account Google Plus, non costa nulla, cioè è facilissimo. L'importante è che scegliamo appunto di avere lo stesso nome per l'account di YouTube e per Google Plus, in modo che nessuno si imbroglia, nessuno si scemunisce. Grazie YouTube, grazie Google Plus che ci avete dato questo immenso regalo. Niente, bando alle ciance, io ho finito, spero di fare un video, almeno un video a settimana, perché ci tengo. Mi hanno chiesto un po' di tutorial, pure il tutorial delle scarpette di danza, e spero lo farò presto, se non in questi giorni. Quindi niente, un bacio e acchiappatevi il...